Ehi, piccoli, che sta succedendo? Avete ragione, questo albero non ha un aspetto carino. Voi ragazzi dovreste cercarne un altro. Oh, ben fatto! Forse quest'albero è un po' troppo piccolo, non credete? Wow, piccoli! Quello sì che è un albero veramente grande! Ma come farete a muoverlo? Ottimo tentativo, piccoli, ma questo albero è troppo grande. Dai, cerchiamone uno delle dimensioni giuste. Quest'albero ha l'aspetto giusto. Gran bel lavoro, Sunny! Ehi, Edna! Potresti trovare il modo di darci una mano? Ok, andiamo! Ok, piccoli, e ora concentriamoci. Dobbiamo portare questo albero giù in città. I nostri piccoli finalmente rientrano a scuola. Barry, Sunny, Chili, dove siete? Per caso riuscite a vederli? Oh, eccovi là! Ehi, perché non andate e giocate con tutti gli altri? Sembra proprio che i piccoli non siano così fiduciosi nel loro primo giorno di scuola. La vostra insegnante Lily ha ragione. Dovete andare e socializzare un po'. Coraggio, Sunny, mettiti in fila, puoi farcela! Chili, vai a divertirti con il tuo nuovo amico. Ah! Oh, oh, oh.
Coraggio, Barry, è il momento di girare la ruota. Vedete, piccoli, la scuola è meravigliosa per trovare nuovi amici. I piccoli stanno giocando a passa la palla. Chili, prendila! Wow, la palla sta levitando! Piccoli, guardate, è il super camion trasformato in mago! Il camion mago sta facendo levitare la palla con la sua bacchetta. Ehi! Piccoli, qual è la forma della palla? Conoscete qualche forma? Super camion, ti va di insegnare ai piccoli le forme? Piccoli, siete eccitati? La forma della palla è un cerchio. I piccoli stanno per imparare tante nuove forme. Piccoli, avete visto una forma? Ben fatto, piccoli. Avete ricordato il cerchio. Yay! Qui ci sono alcune scatole. Questo è un quadrato. Piccoli, è pericoloso giocare sulla strada. Imparerete ancora più forme dai cartelli stradali. Vedete qualche forma, piccoli? Questo è un triangolo. E ora, piccoli, riuscite a vedere qualche altra forma? Super camion, puoi dare la bacchetta ai piccoli? Ognuno di voi indicherà una figura. Ben fatto, Chili, si tratta di un rettangolo. Ora è il turno di Sunny. Ben fatto, Sunny, quella è una stella. Ora è il turno di Barry. Ottimo lavoro, Barry. Quella è una croce. Ok, piccoli. E ora ridiamo la bacchetta al super camion. Piccoli, tornate indietro. È tempo di andare a casa, piccoli. State aspettando i vostri genitori. I piccoli sono molto eccitati del fatto che i loro genitori verranno a prenderli. I vostri genitori saranno qui prestissimo. Oh no, Lily non è all'entrata. Piccoli, fate attenzione!
piccoli, giocare sulle strade non è sicuro. Chili, Frank e Brooke sono venuti a prendermi. Oh, che genitori amorevoli! Che ne dici? Vuoi aspettare con i tuoi amici? Barry, Matilda e Elsa sono qui per voi! Le vostre mamme sono così dolci! Siete pronti per andare a casa? Aspettiamo i genitori di Sunny! Sunny, Skyler e John sono venuti a prendervi! Sunny, i tuoi genitori sono qui! Ah, che bellissima famiglia! Ognuno di voi è pronto per andare a casa? Lily, i piccoli ti adorano! Ehi piccoli, non è stato divertente aspettare i vostri genitori? Ciao Lily! Ehi, guarda Lily, c'è tua sorella Janice che ti aspetta! I genitori devono sempre avere del tempo per i loro figli. Finalmente è arrivata la festa del papà! Skyler, stai aiutando Sunny a fare un bel biglietto d'auguri per la festa del papà? È tempo di consegnare questo bellissimo biglietto! John, è meglio sigillare quella crepa prima che diventi più grande. Buona festa del papà! John, perché oggi non trascorri la tua giornata con Sunny? Carrie oggi sta distribuendo a tutti i papà dei gelati gratis! Non preoccuparti, Sunny, c'è del gelato anche per te! Vi dirigete al parco divertimenti! Carrie può unirsi a voi! Che ne dite delle altalene? Carrie, per favore, spingi l'altalena di Barry. E che mi dite della ruota panoramica? Coraggio, uniamoci a Walter! John, Sunny vuole giocare a nascondino! Coraggio, coraggio, Chili! È così divertente! Tana, sei stata presa! Tana, ti ho preso! Oh, oh, credo che non sia ancora finita! Mi dispiace per tutti voi, ma il gioco è finito. Questo è il momento padre e figlia. Finalmente avete un po' di tempo per voi. Che giornata divertente che è stata.
Delizioso! È grandioso dedicare del tempo alle persone che ami. Sunny, sei ancora in ritardo per la scuola. Coraggio, veloce! Aspetta, ma che cos'è quello? Un cespuglio gigante! Oh, oh, era un dinosauro! Fai attenzione, piccola, potrebbe essere pericoloso! Oh, ma sembra simpatico! Sunny, sei in ritardo, ti ricordi? Esatto, forse il dinosauro può aiutarti! Andiamo, Sunny, ti farà strada! Buongiorno, automobiline! Siete pronti per un nuovo giorno di scuola? Buongiorno, Lily! Sempre puntuale! Ehi, dinosauro! Cerca di non pestare qualcuno, però! Avete perso Sunny? Non è vero, ragazzi! Bene, bene, bene! Ma dove potrebbe essere? Oh, è la stagione dei terremoti! Oh, si tratta forse di qualcos'altro! Sì, ragazzi, è Sunny! E ha portato un piccolo amico con cui giocare! Calmatevi, calmatevi, piccoli! Ehi, Barry, ma che cosa stai facendo? Oh, non preoccupatevi, ragazzi! Il dinosauro è solo assetato! Piccoli, in questa maniera lo spaventerete! Jenny, devi trovare il modo di calmare i piccoli. Sono fuori controllo, sono un po' troppo eccitati. Dino, di ciao a Jenny. Non preoccuparti, Jenny, è un dinosauro amichevole. Vedi, non causerà nessun disastro. Piccoli, potete giocare con lui. Sì, però non confondetelo, automobiline. Mantenete la calma, ragazzi, ognuno avrà il suo turno. Oh no, sta andando via! Torna indietro, Dino! Piccoli, dovete trovare un modo per fermarlo! Ti è venuto in mente qualcosa, Sunny? Ehi, e adesso dove te ne stai andando? Torna indietro! Ehi, ragazzi, ma dov'è Sunny? Non siete andati dietro di lei! Vuole dar da mangiare al dinosauro! È un'ottima idea, Sunny! È esatto, Dino! Segui Sunny! Ben fatto, Sunny! Lo hai riportato indietro! Sembra che al nostro Dino piaccia! Beh, penso che allo zoo potremo andare il prossimo anno!